Sotto l'occhio vigile del presidente Aurelio De Laurentiis e del neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il nuovo centrocampista del Napoli, Mirko Valdifiori, ha sostenuto le visite mediche a Castel Volturno dopo aver raggiunto l'accordo con la società. Il primo nuovo acquisto azzurro è una vecchia conoscenza del tecnico Maurizio Sarri, che lo ha allenato ad Empoli. La lunga trattativa, quasi una telenovela, si è conclusa dunque. De Laurentiis ha fatto la mossa giusta, eliminando dalla bozza di contratto che aveva sottoposto al manager Mario Giuffredi, il quale l'aveva respinta, la clausola che permetteva al Napoli, dopo 2 anni, l'accordo è quadriennale, di cedere Valdifiori senza il consenso del calciatore. Subito dopo la firma, l'ex empolese partirà per una vacanza negli USA. Per il centrocampista romagnolo è pronto un quadriennale da 800.000 euro per i primi 2 anni, 1 milione per gli altri 2, più bonus legati al rendimento in campo e alle presenze in campionato nelle coppe europee. Chiuso il discorso Valdifiori, il Napoli si appresta a ufficializzare il ritorno di Pepe Reina, che ha già trovato l'accordo economico con la società. L'ex Bayern sarà il titolare e dalle sue spalle dovrebbe prendere posto in panchina Sepe, che è tornato di prestito dall'Empoli e del quale Sarri nutre la massima fiducia. I prossimi giorni dovranno anche servire per chiarire rapporti con alcuni calciatori scontenti della Rosa, i cui procuratori stanno tentando di incontrare un rappresentante della società per fare richieste o quantomeno ottenere chiarimenti sul futuro. È il caso di Lorenzo Insigne, ma anche di Dries Mertens.